Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, sempre su Sai Web Radio, osservatorio antimafia. Come sempre con voi ci sono Anzalete, no? Salutiamo Rosario Moreno della regia centrale di Treviso. Bentrovato Rosario. Buonasera, Rosario. Bentrovato, bentrovato a tutti quanti. E salutiamo il nostro ospite questa sera, Aaron Pettinari, redattore della redazione di antimafia2000.com. Bentrovato Aaron. Buonasera a tutti Ciao. voi e a tutti quanti gli ascoltatori. Ciao a tutti. Benvenuto nella nostra trasmissione. Massimo Bonella è purtroppo occupato fuori per un servizio straordinario. Pare ci sia stata una particolare ondata di forte maltempo nel veneziano, con addirittura morti e feriti, per cui è andato a registrare la cronaca e riusciremo evidentemente a sentirlo verso la fine della trasmissione per sapere di preciso cosa è accaduto e quali sono state le conseguenze. Quindi Aaron, entriamo subito in conversazione. Dunque, sabato 4 luglio c'è stata una conferenza a Reggio Calabria intitolata 'Ndrangheta e poteri criminali, le ramificazioni della mafia calabrese a livello globale. Conferenza organizzata dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino, patrocinata dal Comune della provincia di Reggio e moderata da Lucio Musolino, giornalista del Fatto Quotidiano. Il 5 luglio è stata pubblicata la cronaca firma tua, Aaron, e di Miriam Cuccu. È interessante partire già da una prima analisi del titolo. Si parla di 'Ndrangheta e poteri criminali, le ramificazioni della mafia calabrese a livello globale. Quindi non è difficile affermare che oramai non più solo la mafia ha sviluppato un sistema ramificato, una rete che le consente naturalmente di sopravvivere, ma anche l'andrangheta. Assolutamente sì. Poi se andiamo anche ad aggiungere proprio l'operazione che c'è stata nei giorni scorsi con gli arresti che si sono tenuti sia in Germania che in Svizzera, un'operazione che è stata condotta dalla Procura di Reggio Calabria in coordinamento con comunque le forze dell'ordine internazionali. Con la presenza di locali di 'ndrangheta proprio operative nel territorio, dimostrano come sempre più questo fenomeno, diciamo, di criminalità organizzata sia stato esportato e radicato assolutamente anche all'estero. Ci sono due cose interessanti che emergono da quest'ultima operazione dei giorni scorsi. La prima è proprio quella del fatto che viene confermato più o meno quanto si era già verificato in passato, ovvero ricordate nel 2007 la sera di Ferragosto, la famosa strage di Duisburg, dove tutto un tratto, insomma, la Germania e l'Europa con sé si rese conto della presenza dell''ndrangheta in territorio estero, una strage che è stata ricondotta come ultimo atto della faida di San Luca. Quindi la conferma del fatto appunto della presenza nei territori esteri della criminalità organizzata. L'altro dato è quello che comunque, nonostante la presenza di queste locali che hanno comunque una sorta di indipendenza, ciò non toglie che la mamma resta comunque Reggio Calabria, resta comunque in questo caso San Luca, la mafia calabrese proprio. E quindi dimostra ancora di più una volta come l''ndrangheta oggi a tutti quanti gli effetti sia veramente la criminalità organizzata più potente del mondo. Se a questa operazione aggiungiamo quella di qualche dei primi mesi di giugno, dove c'era stato un maxi sequestro di stupefacenti che aveva dimostrato come vi fosse un canale diretto tra il Sud America, la Spagna e il porto di Reggio Calabria. Un sequestro importante, ma quello che dicono gli inquirenti è che va bene i sequestri, quelli che noi troviamo, magari troviamo le 10 tonnellate e magari sotto al naso vanno a passare altre 300 tonnellate. A volte purtroppo ci sono questi problemi. Comunque, per quanto ne sappiamo noi, il traffico internazionale stupefacente permette all''ndrangheta oggi di fatto di essere la leader di questo mercato. Certo, quindi insomma anche quello che è emerso
da questa conferenza è abbastanza sconvolgente, nel senso che pone la questione sotto un punto di vista completamente diverso, nel senso che ormai non è più possibile pensare come si fa già per Cosa Nostra da diverso tempo ad una 'ndrangheta circoscritta nel solo territorio d'origine o tutt'al più a livello nazionale, che poi però diciamo, è ancora più interessante ascoltare e leggere le parole che ha pronunciato il PM Giuseppe Lombardo, il pubblico ministero, che parla proprio della sua Reggio Calabria, ben consapevole dei rischi che sta correndo, e lui pone l'accento su quelli che sono i legami tra Cosa Nostra e l''ndrangheta, la Camorra e la Sacra Corona Unita, cioè lui sostiene che siano parte di un sistema unico, ampio, che definisce integrato e circolare. Sì, questo è un po' quello che abbiamo. Noi abbiamo anche intervistato il PM Lombardo, che oltre a trovarlo nel nostro sito internet, lo troverete nel prossimo numero di Antimafia 2000, questa intervista in maniera integrale, che è il prossimo numero che esce ora, nelle prime settimane di luglio, ormai siamo in prossimità. Il ragionamento è proprio questo, quello di delle criminalità organizzate che sono, se vogliamo, braccio esecutore di un sistema unico integrato criminale. È un po' quello che si è verificato anche in passato, se andiamo a vedere la storia delle stragi, ma approfondendo la storia delle indagini che ci sono state in tutti quanti questi anni, sia per quanto riguarda Cosa Nostra, sia per quanto riguarda l''ndrangheta, proprio di questo abbiamo parlato durante il fine settimana, si parla proprio tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma anche tramite alcune intercettazioni, di un livello più alto, che non è solamente che appunto la criminalità organizzata militare e spiccia quella che ovvero che si occupa del traffico di stupefacenti o delle estorsioni, ma è quella che fa gli affari con il potere vero, che siede al tavolo dell'imprenditoria, della politica, della massomafia, così come la chiama l'ex procuratore Buemi, che faceva riferimento a, appunto, alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parlando proprio di questa massomafia, questi legami di pezzi grossi, diciamo, della criminalità organizzata calabrese con pezzi grossi della massoneria, delle logge massoniche. Un collaboratore di giustizia, Pietro Marrapodi, che era un notaio, non era neanche un criminale semplice, insomma, quindi era un notabile, una caso che resta comunque molto ancora aperto, perché comunque è un suicidio che non è stato mai spiegato. La scena del crimine è stata trovata inquinata e sembra molto strano che dopo un interrogatorio o anche al fatto che lui è uscito la mattina con la moglie, compra il prosciutto, l'Emmental, va a prendere le carte che aveva dimenticato al piano di sotto e sotto muore, perché loro l'hanno bollato come un suicidio dai primi inquirenti. Ma la verità forse magari è altra. Di casi in questo senso ce ne sono veramente tanti nel corso della storia d'Italia, di casi irrisolti, di finti suicidi. Ne cito uno su tutti, quello di Antonino Gioè nel carcere di Rebibbia. Infatti, ma un altro concetto che è emerso da questa conferenza è quello degli invisibili. Sì, è quello di cui stavamo parlando, questo diciamo, chiamiamolo terzo livello, chiamiamoli E devi invisibili. perdonarci, Aaron, devi sapere una cosa, noi purtroppo questa sera Sì, abbiamo sì, sì. un segnale pessimo e facciamo davvero fatica a seguire tutto quello che tu dici, per cui se alle volte ti può sembrare che ci siano delle ripetizioni, non ce ne volere. No, E no, 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 assolutamente. stiamo facendo particolarmente fatica, quindi comunque andiamo avanti lo stesso, No, prego. no, assolutamente, dicevo, quello che vi parlo. Durante l'intervento, se si è sentito bene oppure no, Certo. comunque si parla anche appunto di questi invisibili, diciamo che appunto sono dei soggetti, quello che Falcone chiamava il terzo livello,
se vogliamo. Questo è, diciamo, il quadro che viene descritto, che è stato descritto in questa conferenza, e che poi sono quei nervi scoperti che vengono toccati da quei magistrati, come appunto il PM Lombardo, come è stato in passato il procuratore Boemi, come sono a Palermo il pool che indaga sulla trattativa Stato-mafia, come sono altri magistrati che stanno cercando questi livelli altri con l'alto potere, insomma, che poi è quello che probabilmente decide da anni le sorti della nostra storia. Ma questi invisibili, secondo te, possono acquistare visibilità oggettiva o continueranno, secondo te, ad essere invisibili? Ma la speranza è che le indagini possano portare comunque a trovare questi invisibili. In passato, ricordiamo, certo non è un percorso facile. Alcuni di questi invisibili sono stati resi visibili proprio dalle indagini. Pensiamo a quello che è accaduto in passato con Marcello Dell'Utri, che inizialmente era un invisibile e poi è diventato visibile, è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per via definitiva. Un altro di questi, che oggi ce lo troviamo, Dell'Utri, che anche non è solamente condannato per mafia, ma è indagato in un'indagine, è indagato e sotto processo all'inchiesta sulla P3. Insieme ad altri personaggi comunque di altissimo livello politico, imprenditoriale e quant'altro. Altri soggetti di questo tipo possono essere in Calabria Matacena o anche il ministro Scajola, che sono anche loro sotto processo. Magari a noi ci sembrano invisibili, nel senso che diciamo, noi gli diamo chissà quale particolare peso, ma poi in realtà ci ritroviamo che politicamente magari pesano di più che tanti altri che vediamo in televisione tutti quanti i giorni. Beh, forse basterebbe in occasione di competizioni elettorali, magari quelle le più importanti, regionali e nazionali, seguire il percorso che compiono i candidati per farsi eleggere. Cioè, voglio dire, un percorso conoscitivo può essere senz'altro quello a livello nazionale, ripeto, di sapere quali settori malavitosi sono impegnati nella donazione dei voti a questi personaggi, che forse potrebbero così diventare visibili prima del tempo, insomma. Guarda, questo è un Perché, discorso sicuramente importante. scusami se ti interrompo, Prego. Aro, perdonami, perché voglio dire, la crescita di questi invisibili, prima che avvenga, naturalmente vengono coltivati in un terreno di cultura, dove tutti questi malavitosi hanno interesse a fornire, diciamo, fattori di crescita. Quindi, se non è un invisibile visibile lui, chi potrebbe essere? Certo. Dovrebbe essere un percorso da sondare, secondo me. Certo, ci sono chiaramente quelli che comandano e probabilmente tirano le fila del nostro paese, che resteranno per sempre invisibili, nel senso che non hanno interesse ad avere una certa visibilità, perlomeno per quanto riguarda la politica. Magari sono gente che tira le fila nel settore dell'economia, della grande finanza, gente che noi non vediamo appunto tutti i giorni in televisione. Poi dopo, come dicevi te, ci sono quegli, tra virgolette, invisibili che diventano visibili perché entrano nella politica. Bisognerebbe che proprio la politica faccia un primo passo per non demandare alla magistratura la pulizia al suo interno, perché comunque questi soggetti che si avvicinano alle criminalità organizzate si conoscono, ma si conoscono anche quei soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia. Con tutto, non dobbiamo dimenticarci che quando ci sono state le più recenti elezioni, mi viene da dire, povera Rosy Bindi, solamente perché ha osato, come presidente della commissione antimafia, a fare un elenco, a fornire un elenco agli elettori di gente impresentabile, è stata messa in croce. Se la politica non troverà mai il coraggio di guardare dentro se stessa e fare quello che chiedeva
in passato Paolo Barsellino, ma che chiedono anche oggi tantissimi altri magistrati, cioè proprio quello di fare per prima la pulizia dentro se stessa. Non è necessario che ci sia un'indagine a magistratura per dire che un determinato soggetto ha rapporti con le criminalità organizzate o è soggetto a fenomeni di corruzione. Voglio dire, la magistratura interviene laddove si ravvisa un reato, ma mettiamo che un determinato politico cammina per strada e saluta al mafioso di turno, che non è un reato, oggettivamente parlando non è un reato nel nostro paese salutare, però già questo basta alla gente per rendersi conto che magari quel politico non è affidabile per dargli un mandato, sia esso di pubblica amministrazione, sia esso in un comune, in una provincia, in una regione o al Parlamento. Questo è il problema che va superato. È vero, Aaron, infatti capita anche molto spesso che la magistratura arrivi a certi livelli di indagine oltre i quali poi vengono completamente abbandonati, quindi forse anche l'isolamento del magistrato è un problema che si dovrebbe risolvere attraverso una chiedo scusa un attimo, caduta la linea Aaron con la redazione con Bari, un attimo che tentiamo di ripristinare il collegamento. Assolutamente non c'è problema. Un attimo soltanto, vi ricordo cari amici che state ascoltando Osservatorio Antimafia, la trasmissione del mercoledì sera dalle ore 22 con Antonella Intrano e Ugo Lombardi. Ecco, siete tornati, perfetto, perfetto, perfetto. Allora andate tranquilli. Ce l'abbiamo fatta. Sperando che migliora, ma non dipende solo dalla linea, ma da Skype anche. Ne sto notando. Ecco. C'è anche un problema con Skype, ok? Vai. Ok, cerchiamo di andare avanti. Allora, Aaron, io non so se sei riuscito a sentire quello che abbiamo detto. In parte sì, sono arrivato, parlavi dell'isolamento della magistratura, che comunque è un problema di fronte alle inchieste che comunque la stessa fa. Questo sicuramente, perché quando parlo del coraggio da parte delle istituzioni di guardare dentro se stessa, sta anche in questo aspetto, considerato che la stragrande maggioranza della politica ogni volta si va a trincerare dietro al terzo grado di giudizio, ovvero finché un soggetto, per prima di prendere le distanze, di fatto si aspetta il terzo grado di giudizio, come se fosse quella l'unica possibilità per dire che una persona è colpevole o meno, o comunque per definire un determinati comportamenti. Io dico anche che ci sono tantissimi processi che magari vanno ad assoluzione o non vengono portati a termine perché il reato viene prescritto, e allora lì che facciamo? Che significa che è assolto? Ma ci sono tantissimi comportamenti che vengono comunque certificati nelle sentenze, bisogna anche leggere le sentenze, a volte non bastano neanche queste purtroppo. Questo è il problema grande. Ricordiamo quanto è accaduto con Andreotti, che il reato era prescritto, ma fino al 1980 è stato confermato dalla Cassazione che aveva rapporti con la mafia, eppure l'abbiamo beatificato fino alla sua morte. Infatti è questo quello che diceva, forse l'interruzione della linea non ci ha consentito di comunicare. Cioè, il magistrato solitamente arriva ad un certo livello, poi viene isolato dai suoi stessi colleghi, quindi probabilmente dovrebbe esserci proprio una rivoluzione culturale dentro e fuori le istituzioni, no? Cioè, lo Stato, oltre che guardare se stesso, dovrebbe anche essere un po' guardato con più attenzione dai cittadini. Assolutamente, no, questo sicuramente è un dato importantissimo che dal punto di vista della cittadinanza, culturale della cittadinanza, comunque ci deve essere sempre più attenzione di fronte a queste problematiche che fanno parte della nostra storia, non sono vecchie storie, come diceva un ex premier Silvio Berlusconi riferito alle indagini di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Sulle stragi del 92 e del 93, sulla trattativa Stato-mafia o quant'altro, ma sono storie da cui si basa poi dopo il nostro presente,
Per capire quello che siamo oggi va capito e studiato il passato, oltre ad avere comunque attenzione per quello che sta accadendo. Oggi so che avete fatto in una trasmissione un lungo dibattito per quanto avvenuto in Grecia, ecco, bisogna che la gente che purtroppo è presa dalla crisi e ai problemi del lavoro comunque faccia uno sforzo e cerchi di capire quello che sta avvenendo nel mondo. Trasmissioni come questa sono sicuramente utili, non c'è solo bisogna insomma fare un piccolo sforzo tutti quanti. Assolutamente. Ecco, continuiamo. Scusatemi. Viene una considerazione, Aaron. Sentiamo molto spesso interventi che vengono fatti nel sud del nostro paese e magistrati che vengono minacciati nel sud del nostro paese. Come mai nel nord, dove ormai è provato, c'è la malavita organizzata, c'è la mafia, non abbiamo tanti Nino Di Matteo o Lombardo o altri che vengono minacciati? Per quanto riguarda i magistrati, in passato abbiamo avuto anche comunque delle minacce nei confronti di Ilda Boccassini a Milano, in passato abbiamo avuto comunque delle minacce nei confronti di Giancarlo Caselli, certo quando era procuratore a Torino, se non erro. Abbiamo comunque dei giornalisti che nel nord vengono minacciati. Penso a Giovanni Tizian, penso all'ultimo oggi Nello Trocchia che è il collega del Fatto Quotidiano che comunque scrive a Roma, scrive di mafia campana, ma scrive anche comunque di criminalità, si occupa anche di cose romane. Penso appunto a queste cose. Quindi quando vedo che ci sono questi aspetti mi rendo conto che comunque non è necessariamente per forza il magistrato che vuole essere colpito o deve essere colpito. Per noi avere, come dicevi te, ormai è provato, la mafia al nord c'è. Non è solamente una questione del sud, se non si apre gli occhi su questa cosa in tutte quante le nostre regioni, credo che ci ritroveremo ad avere sempre più problemi, perché di fatto mentre in passato c'era il prefetto a Milano che diceva che la mafia non esisteva, dopo due giorni gli hanno fatto l'operazione Infinito e hanno arrestato non so quanti membri della mafia calabrese che si trovavano lì a Milano, compresi anche coinvolgendo consiglieri comunali, provinciali e quant'altro. Quindi insomma ormai, e poi abbiamo l'inchiesta Emilia in Emilia Romagna, abbiamo altre inchieste in Liguria, in Piemonte, in Veneto, c'è la mafia, ecco, in tutte quante le regioni. Certo, forse magari non siamo al livello degli altri semplicemente perché di quello che accade, che ne so, hai citato prima il magistrato Nino Di Matteo sta toccando dei fili veramente di altissima tensione col processo di trattativa Stato Mafia e con l'indagine bis. Lo stesso il PM Lombardo sta toccando dei fili di altissima tensione, perché si stanno toccando non solo le criminalità organizzate a livello di militare, ma si stanno toccando quei terzi, quarti livelli, gli invisibili, chiamiamoli come vogliamo, che si stanno indagando appunto questi soggetti, che potrebbero magari portare a scoprire quegli altarini che fino ad oggi sono stati ben nascosti all'interno delle nostre istituzioni e per questo sono più a rischio di altri, e a volere la loro morte, in base proprio a quello che ci dicono alcuni collaboratori di giustizia, non sono tanto i mafiosi, ma sono proprio gli stessi personaggi che sono minacciati, questi del terzo livello, servizi deviati o quant'altro. Ecco, a questo proposito, del coinvolgimento politico malavitoso, leggevo tempo fa un editoriale del giornalista, del direttore Travaglio, il quale faceva osservare che se un comune viene giudicato infiltrato e comunque invaso dalla mafia, dovrebbe essere comunque sciolto. Se è vero che quello di Roma ha avuto delle sostituzioni per quanto riguarda alcuni personaggi coinvolti,
è rimasto in piedi così come lo era prima. Questo secondo te non può costituire un brutto esempio, insomma, per quello che potrebbe venire in seguito? A mio parere sì, nel senso che un comune come quello romano, cioè, io credo che dietro al mancato scioglimento del comune di Roma ci sia un disegno politico. Il disegno politico è semplicemente dettato dal fatto che il Partito Democratico in questo momento, se si andasse a votare, perderebbe Roma. E quindi non è stato sciolto il comune, non è stato sciolto il comune di Roma. Questo credo che sia stato il ragionamento tutto politico, anche se ovviamente non mi trova d'accordo dal punto di vista di punta di diritto, perché è stato dimostrato come le infiltrazioni all'interno del comune fossero ad altissimo livello, per quanto io credo che comunque il sindaco Marino non c'entri nulla, non abbia nulla a che fare, cioè sia un povero disgraziato che si è trovato ad avere personaggi all'interno del suo stesso comune che erano maledettamente coinvolti di fronte a questa situazione. L'inchiesta Mafia Capitale non è finita qui, sta andando avanti. Vedremo se ci saranno in futuro nuovi coinvolgimenti. Certo che il sindaco, comunque la giunta di Roma, il Partito Democratico, il governo centrale non ci sta facendo proprio una bella figura di fronte a quanto avvenuto. Non c'entra solo il Partito Democratico, ecco, non si deve commettere l'errore dall'altra parte di dire che potrebbero fare gli avversari politici, il centrodestra è immune. No, non ha affatto, perché l'inchiesta Mafia Capitale dimostra come anche la giunta Alemanno fosse tremendamente coinvolta in questa bagarre di Mafia Capitale, questo grande pastrocchio che è Mafia Capitale. Che la mafia è quasi più democratica dello stato in cui viviamo, visto che dà a tutti le stesse opportunità. Ma è semplicemente perché la mafia non guarda il colore della tessera, ma guarda gli affari, quindi è semplicemente una questione economica. Come dicevamo prima, del fatto del terzo livello, è una questione d'affari, una questione di soldi. I soldi che possono permettere di arrivare ovunque, di arrivare agli appalti, di manovrare la politica, di manovrare chissà uno Stato anche a piegarsi di fronte a trattative o cose simili. Perlomeno è pure uno Stato ad essere particolarmente collaborante. Quantomeno collaborante, o comunque altrimenti non si capisce per quale motivo dopo tanti anni siamo ancora qui a parlare di mafia e criminalità organizzate. Se veramente ci fosse stata una lotta alla mafia convinta e determinata, così come magari è stato nei primi mesi della morte di Falcone e Borsellino, forse avremmo oggi un'altra storia, forse le criminalità organizzate sarebbero veramente, veramente sconfitte. Non lo possiamo sapere questo, però al tempo stesso credo che di non poter essere smentito se dico che quello che si sta facendo in questo momento non è il massimo possibile per quanto riguarda il contrasto a corruzione e criminalità organizzate. E infatti gli stessi nemici sono quelli che hanno, cioè la mafia non può essere combattuta da gente che prima, con la quale prima ha fatto accordi, cioè sono gli stessi personaggi, più o meno cambiando il nome o forse solo il cognome, sono gli stessi che dovrebbero adire contro le iniziative malavitose. Come si può chiedere a chi ha fatto accordi poi di combatterli o di non rispettare questi accordi? Sono gli stessi personaggi, voglio dire. Se sono gli stessi, da un punto di vista oggettivo non lo possiamo sapere, come dicevi tu e come credo anch'io, le chiacchiere stanno a zero e parlano i fatti. Se i fatti dicono che in questo momento la lotta alla criminalità organizzata e la lotta alle mafie non è così stringente come magari dovrebbe essere, come richiedono ogni giorno
tanti magistrati e tanti addetti ai lavori, tante forze dell'ordine. Ricordiamo che ci facciamo belli per i sequestri di beni che vengono effettuati, le confische, gli arresti e quant'altro, poi dopo ci sono poliziotti e forze dell'ordine che non si ritrovano ad andare in giro con auto che hanno centinaia e centinaia di chilometri, non hanno la carta per stampare le ordinanze, per fare le fotocopie, e non gli viene riconosciuto il giusto ritorno economico per quanto riguarda il rimborso per la benzina o quant'altro. Quindi di fronte a queste ipocrisie, per fare un esempio, per raccontarvela proprio giusto, una cosa che ho vissuto, che ho visto con i miei occhi, pensate che per quanto riguarda le auto delle scorte a Palermo c'è il sindacalista del SIAP Luigi Lombardo che ha presentato una denuncia pubblica alla manifestazione del 23 maggio in occasione alla sera che abbiamo fatto al Teatro Golden di Palermo, dove di fatto ha detto: noi abbiamo denunciato che abbiamo auto per le scorte, auto che sono con tantissimi chilometri sulle spalle, alcune sono rotte, alcune sono in riparazione. E la beffa qual è? La beffa è che per il 23 maggio, quando vengono le autorità, guarda caso arrivano le macchine nuove, e poi dopo però quelle stesse macchine ritornano in barca e tornano in altri lidi e non restano lì a Palermo, dove ce ne sarebbe veramente bisogno. Aaron, è di quest'oggi una notizia importante, direi, rispetto proprio alla potenza economica, alle finanze della criminalità organizzata, e cioè la DIA ha eseguito un maxi sequestro, 1.600.000.000 di euro è il valore dei beni sequestrati questa mattina dalla DIA di Palermo nei confronti di Gaetano Virga, imprenditore del settore calcestruzzi. Sì. Questa è un'operazione importante dal punto per due motivi. Innanzitutto per il quantitativo, che 1.600.000.000 di euro è un quantitativo veramente grande, da tanti anni è forse il sequestro di beni più ingente che abbiamo visto. Dal nostro punto di vista ci domandiamo, anche perché comunque questi sono imprenditori che vengono sospettati di essere addirittura membri organici della famiglia mafiosa di Marineo, che è legata alla famiglia di Corleone, quindi le famiglie sono sempre quelle con cui ci andiamo a scontrare, ancora una volta i corleonesi, e i Virga avrebbero, secondo gli inquirenti, avrebbero beneficiato appunto di determinati appoggi di Cosa Nostra per l'aggiudicazione dei lavori degli appalti pubblici, in parte hanno prestanome, in parte hanno avuto questi favori. In più, qual è la cosa grave? Che in passato proprio Gaetano Virga è stato uno di quei soggetti che aveva denunciato i propri estorsori. A questo punto si crea anche una grande confusione all'interno della società civile, perché è stato anche appoggiato da varie associazioni proprio per le denunce che aveva fatto, e c'erano stati anche degli arresti per queste denunce. A questo punto c'è tra virgolette, un'antimafia, o si cerca di ripulirsi in qualche maniera, si è capito che ci si può ripulire in qualche maniera, però continuare a fare i propri roschi affari da altre parti. Quello che ci domandiamo con il direttore Bongiovanni in questa riflessione che abbiamo fatto è se questo 1,5 miliardi, 1,6 miliardi che è stato sequestrato quest'oggi sia veramente l'ultimo o magari è solamente la punta di un iceberg. Ci domandiamo che fine hanno fatto i soldi della mafia corleonese, ci domandiamo che fine hanno fatto i soldi di Matteo Messina Denaro. Ci sono stati grandissimi sequestri anche in passato ad altri imprenditori che per primi che sono accusati di essere vicini comunque al super latitante di Castelvetrano, e ci domandiamo appunto dove sono questi soldi, perché con tutto questo, con tutta questa liquidità in tempo di crisi, il potere che si trovano economico e ai noi anche politico, proprio le criminalità organizzate, è veramente grande ed è quello che ci preoccupa, proprio per chiudere il cerchio con quel discorso che facevamo prima, per tutto questo denaro, tutto questo bisogno di denaro ci rende un paese debole
e ricattabile qualora accettassimo l'appoggio e il sostegno che inevitabilmente queste criminalità organizzate comunque si trovano a poter dare, perché hanno una liquidità istantanea e immediata per risolvere qualsiasi tipo di problema. Basti pensare che la mafia S.p.A. fattura l'anno 150 miliardi di euro per difetto, con tutto questo denaro si può fare veramente di tutto. Non solo, ma per aver accumulato tutta questa somma vuol dire che da molto tempo hanno lavorato e lavorano in maniera indisturbata. Assolutamente, e poi comunque sono, ripetiamo, questi sequestri che ci sono, non è tutto il denaro di Cosa Nostra, cioè quei 150 miliardi di euro l'anno che si stimano per difetto fatturati vengono proprio dai sequestri, le confische, cioè, quindi è, diciamo, un patrimonio in potenza. Quindi dovremmo centuplicare, magari centuplicare queste cifre, non si sa per quante svariate volte, dovremmo aumentarle. E poi, come dicevi te, anche perché i grandi proventi delle mafie vengono di Cosa Nostra in particolare. In particolare vengono dal traffico di droga degli anni 70-80, poi il traffico di droga è stato passato il testimone all'Andrangheta, ma comunque sono sempre le mafie italiane che producono denaro tramite questi strumenti, e parliamo veramente di miliardi di euro, e questo ci porta ad essere comunque preoccupati, proprio perché non si fa forse abbastanza per andare a scovare, a interrompere definitivamente questo tipo di affari da parte delle mafie. Aaron, noi purtroppo questa sera stiamo avendo qualche problemino di troppo, per cui non riesco ad accedere alla pagina di antimafia2000.com, ma ci tenevo a ricordare un appuntamento ai nostri ascoltatori, aiutami tu in questo senso. Se non ricordo male, venerdì 10 luglio ci sarà la proiezione libera a Napoli del film La Trattativa, è corretto? È corretto, sì. Saremo presenti anche noi con il direttore Bongiovanni, che sarà il moderatore del dibattito. Interverranno il sindaco di Napoli di Magistris, Sabina Guzzanti, Maurizio Di Giovanni, Salvatore Borsellino in collegamento Skype e soprattutto Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Non è la prima volta che partecipiamo alle proiezioni del film La Trattativa, un docufilm che ha sicuramente questo grande merito di spiegare in maniera semplice e anche abbastanza completa tema della trattativa Stato-Mafia, o comunque quella che è l'indagine di Palermo. Chiunque non l'abbia visto farebbe bene a vederlo, proprio per avere una prima infarinatura. Inviterete De Luca? Non siamo noi gli organizzatori, siamo stati chiamati a moderare. Non credo che De Luca sia stato invitato ad essere presente, non mi risulta almeno. Qualora venisse, avremmo non poche domande da fargli. La prima che gli faresti, quale sarebbe? Sicuro. La prima è perché non si dimette. Ecco. Farebbe bene a dimettersi. Ricorso. Lo so che ha vinto il ricorso, ma lui sa benissimo che è fuori legge da questo punto di vista, perché la legge Severino è chiara da questo punto di vista, e anche se c'è un tribunale come il TAR che gli ha dato ragione, e comunque gli ha dato ragione solamente nel merito di realizzare una giunta, non tanto per altro di più, con la sospensione della, appunto, la sospensione della sospensiva. Adesso è una frase un po' articolata e contorta. Sembra un pasticcio, ma sì, comunque crea, cioè, siamo a questo punto, mi viene da dire, per quale motivo De Luca sì e Berlusconi no. Mi viene quasi da giustificare le rimostranze dell'ex premier, che dice per quale motivo non posso candidarmi o essere io avere una funzione pubblica io, visto che De Luca è stato tranquillamente tenuto in sella. Ma il problema è a monte, comunque rientra in quella responsabilità della politica che dovrebbe assolutamente fare di più, perché se il Partito Democratico fosse stato lungimirante
in quanto sapeva benissimo che per come sarebbero andate le cose De Luca era incandidabile, non gli avrebbe permesso nemmeno di presentarsi alle primarie, perché è lì il problema, perché poi dopo una volta che entri alle primarie entri in un gioco per cui vale il diritto dei cittadini che ti hanno scelto. E qui ritorno anche al discorso che ha fatto Ugo prima, è giusto, i cittadini hanno fortissima responsabilità, proprio perché nonostante tutto, nonostante sia una persona che è condannata per abuso d'ufficio in primo grado, seppur in primo grado, e quindi ci sono comunque delle responsabilità per cui non può avere quell'incarico di tipo governativo della regione. Da questo punto di vista, aspettando chiaramente di vedere quali sono tutti quanti i gradi di giudizio, però in questo momento non può avere quel ruolo. Se c'è una legge che è stata votata in passato, i cittadini dovevano rispettare la legge e non votare De Luca, invece l'hanno votato lo stesso. Quindi da un certo punto di vista c'è anche una grande amarezza proprio di fronte a un popolo che sceglie la via più facile, o comunque la via della convenienza, dell'opportunismo. Adesso non so per quali motivi sia stato votato, ma non credo, mi viene difficile pensare che sia, sicuramente non è tutto quanto limpido quello che c'è attorno a De Luca, ancora Massimo, non lo è, mi senti? Avrei aspettato che fosse tutto quanto limpido prima di candidarlo. Perfetto, un attimo che ti porto in linea, un attimo soltanto Massimo. Ah, ma sai, evidentemente c'è chi non si preoccupa né ora né lo ha fatto in passato di queste che considera sfumature. Evidentemente De Luca garantisce una serie di come dire, di situazioni, il persistere di una serie di situazioni per cui l'equilibrio non viene minato, non viene sconvolto, che poi è più o meno la stessa ragione per la quale i PM invece che si occupano di altro genere di indagini sono sotto scorta oggi. Allora De Luca, per quanto riguarda De Luca, non sappiamo dal punto di vista pratico chi protegge o che potere rappresenta. Si può intuire che comunque rappresenta sicuramente rappresenta il Partito Democratico, che comunque non ha fatto nulla, per salvo quella sospensione ridicola da parte di Renzi, anche da benissimo che ci sarebbe andato incontro a questo crash istituzionale. Per quanto riguarda il discorso dei magistrati, chiaramente bisogna trovare il modo di permettergli, come dicevi tu prima, di fare il proprio lavoro, soprattutto in massima sicurezza, e sostenerli nella ricerca della verità, perché comunque candidarli o andare avanti determinate situazioni, non prendere le distanze di fronte a determinati atteggiamenti o comportamenti, e non sostenere mai la magistratura che sta cercando la verità su determinati fatti, chiaramente va a delegittimare anche la stessa magistratura e crea poi un problema di anche fiducia del cittadino di fronte alle istituzioni. Il problema c'è anche questo fatto che va detto, che va considerato. Aaron, perdonami, abbiamo in linea Massimo Bonella in diretta telefonica, che ci ragguaglia su quanto avvenuto, pare ci sia stata una tromba d'aria in Veneto. Massimo? Sì, mi sentite? Buonasera. Sì, buonasera Massimo. Dove sei? Che cosa è accaduto? Allora, io praticamente mi trovo in Riviera del Brenta, precisamente in località Cazzago, a 4 km da Dolo, praticamente lungo la famosa strada dove sono tutte le ville che poi porta a Venezia, perché qui mentre noi andavamo in onda con spazio aperto c'è stata una terribile tromba d'aria, più che tromba d'aria un tornado di fatto, che ha fatto dei danni tremendi. Ci sono anche diversi feriti, almeno una quindicina, e si parla anche di un morto, c'è chi dice due, non si capisce bene ancora. Per il momento sembra che ci sia sicuro un morto. Noi abbiamo avvicinato prima il sindaco,
Massimo Calzavara ci ha spiegato che le operazioni sono in corso per cercare di sistemare la zona, perché è stata completamente flagellata, devastata proprio da questo tornado. Noi abbiamo ripreso prima, perché siamo anche con la regia di Pineta OGTV, abbiamo ripreso degli alberi che sono praticamente stati scaraventati addosso alle macchine parcheggiate nei vari piccoli parcheggi, addosso alle case. Ci sono danni sulle abitazioni, addirittura c'è un piccolo camioncino rovesciato, quindi vi lascio immaginare la forza di questo tornado. Ecco, insomma, la gente parla addirittura di un'apocalisse, che interrogando qualcuno ci ha detto che non ha mai visto una cosa del genere in questa zona. Insomma, danni ingenti, la gente è veramente provata da questa cosa. Qui accanto a me comunque ho anche Fabrizio Zabeo, che è del comitato, anzi, o meglio, lui è rappresentante del comitato allagati dell'Interveneziano, precisamente di Favaro Veneto, che vi può dare una sua opinione, una sua considerazione su quello che ha visto. Cioè, quanto importante è, Fabrizio, la sicurezza di un territorio, perché almeno essere un attimino pronti a questi cambiamenti climatici. Prego. Buonasera. In effetti, buonasera. Siamo ancora siamo scioccati da ciò che abbiamo visto, dalla potenza anche di questi alberi sradicati, di questi automobili rovesciate e schiacciate dagli alberi. Ma soprattutto io vorrei dire, qui si vede quanto comunque abbiamo trascurato, perché questi eventi non succedevano, vuol dire che abbiamo innanzitutto alterato il clima. Io ritorno a dire che abbiamo trascurato questo territorio, l'abbiamo devastato cementificandolo, non abbiamo curato i fossi, non abbiamo curato i fiumi, e adesso ci ritroviamo appunto in patire in un'ora e mezza un flagello enorme, e lo si capisce quanto piccoli siamo. E per questo che io continuo a dire, se non ricominciamo a curare il piccolo, parto dal fosso, parto da ciò che è stato distrutto, va bene, ecco, non potremo tornare indietro, e vedremo sempre di più queste scene, che le abbiamo sempre viste, non so, in zone aride americane. Invece vediamo che qui stiamo ritrovando quegli eventi che vedevamo da 20-30 anni, va bene, per televisione, stanno arrivando da noi. Allora io dico, anziché pensare alle grandi opere da noi che non servono a nessuno, dobbiamo ricominciare a pensare alle nostre piccole zone, dove basta un non nulla per creare questa devastazione. Il comune adesso qui è in ginocchio, hanno perso, a parte le vite umane, va bene, e i danni, va bene, alle persone e alle cose, ma veramente è per questo che dico, continuiamo a concentrarci sulle grandi opere, chissà per chi, chissà per cosa. E poi abbiamo un'Italia distrutta, e l'abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, abbiamo visto, va bene, sistematicamente cosa è stato e come siamo ridotti. Ecco, io dico, concentriamoci di nuovo sulle piccole cose, fossi, canali, fiumi, e soprattutto sul territorio, non consumarlo ancora invanamente. Dovremmo dare un po' più ascolto forse anche all'appello che ha fatto il Papa proprio con la sua enciclica. Ma non c'è stato nessun allerta, nessun preavviso, nulla, questo tornado vi ha travolti e sconvolti, così? Diciamo che è da un pezzo oramai che ad ogni evento, e questo lo dico perché ho le prove, perché mi arrivano i messaggi, cioè qui si capisce che nemmeno più i modelli matematici di previsione sono praticamente centrano l'obiettivo, anche quelli si sono praticamente persi. Perché? Perché in effetti a noi arrivano i messaggi
e arriva un messaggio costantemente, che sia una pioggia da quattro gocce o un uragano o un qualcosa di devastante come questo. Oramai, a mio avviso, abbiamo persino i modelli matematici che non funzionano più, perché in 10 anni abbiamo stravolto anche le previsioni. Pertanto io capisco anche che non si può centrare il luogo preciso, ma vediamo che bene o male le previsioni non vengono più, non sono più così attendibili. E lo dicono. La formazione di una tromba d'aria, insomma, è comunque avvistabile da un satellite. Ma io so di certo che in 10 anni è adesso grave il discorso, che perché certo. I modelli matematici non sono più validi, modelli che hanno tenuto per 10, per 50, 40 anni e hanno portato a certe a certi risultati. Ora mi tocca dire, sbagliano persino questi modelli, e in ogni caso un'allerta, ma non di questo tipo, un'allerta che ci sarebbe stato maltempo tra mercoledì e giovedì, va bene, e siamo stati anche anticipati, ecco. Pertanto dobbiamo ripensare a come utilizzare le nostre fonti e soprattutto concentrarci su qualcosa di meno grande, ecco, per quello che dico l'appello del Papa è sacro. Certo. Perché in effetti sta puntando, vediamo che sta puntando veramente sull'ambiente, su un ritorno a un qualcosa che ha senso come vita, perché sennò costruire in questa maniera oscena, va bene, per poi trovarsi queste devastazioni non ha senso, ecco. È un'ulteriore riprova di quanto poco si rispetti la vita umana. Non rispettando il pianeta non si rispetta la vita. Esatto, noi stiamo lavorando anche con Don Bizzotto, per esempio, Donaldino Bizzotto da Padova, stiamo lavorando su questi termini, nel senso che di ricostruire un qualcosa che veda appunto, che metta al centro ancora la natura, e la natura vuol dire l'uomo, e non vuol dire l'economia a tutti i costi e il pseudo progresso o il consumismo o cosa vogliamo. Noi per arrivare qui abbiamo visto quante strade nuove sono state fatte, e c'erano già, abbiamo visto tante cose che in realtà non servono a niente se poi succedono queste devastazioni e non abbiamo creato niente se non devastazione, di quella parlo, cementificazione senza senso, ecco. Bene, noi la ringraziamo davvero tanto per la sua testimonianza. Ci spiace molto per quanto accaduto, ma purtroppo questa è solo. Siamo molto scioccati, forse si sente anche, e siamo un po' provati, sì. Perché abbiamo visto delle cose che ci lasciano un po' col fiato sospeso. Comunque vi ringrazio e passo un'altra volta a Massimo Bonella. Grazie. Noi puntiamo su persone grazie come lei. Grazie. Grazie, a presto. Ecco, ringrazio allora Fabrizio Zabero per questa collaborazione, ringrazio anche a voi per lo spazio, e niente, noi a questo punto ritorniamo in Venezia alla sede, perché tra le altre cose sta minacciando nuovamente di brutto, non vorremmo incontrare qualche spiacevole situazione. A voi dunque la linea, da Cazzago è tutto, a presto, buonasera. Grazie Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, senz'altro domani troverete sul sito tutte le immagini e il servizio completo su quanto accaduto. Aaron, so che questo magari può avere poco a che vedere con quello di cui ti occupi regolarmente, ma considerato che le ecomafie sono un'altra parte cospicua di introiti, di incassi, di grande giro d'affari per le mafie, probabilmente dovrebbe far riflettere questo tipo di episodio. Non abbiamo venduto soltanto lo Stato, ma abbiamo venduto anche il territorio. Beh, assolutamente sì, da questo punto di vista ci vorrebbe che
l'Italia, l'uomo, imparerei dell'uomo intero comunque prenda coscienza che così non si può andare avanti dal punto di vista climatico, dal punto di vista del rispetto della natura, dell'ambiente. Abbiamo martoriato la nostra terra, l'abbiamo fatto non solo permettendolo alle criminalità organizzate, che non si fanno scrupolo assolutamente di fare determinate azioni. Il problema è che non sono solamente criminalità organizzate. Voi siete in Puglia, lo sapete bene quello che è accaduto, che sta accadendo all'Ilva di Taranto. È stata fatta una legge di fatto che ha permesso, prendo che i lavoratori vogliono lavorare, lo capisco, però quando si tratta della vita dei propri figli, la vita propria, quando c'è di fronte tutte queste cose, secondo me c'è una dignità superiore, una dignità altra che dovrebbe essere messa in campo. Questo non è stato fatto, non viene sempre fatto, e purtroppo il nostro governo ha permesso ai signori Riva di tenere aperto, e non solo, anche sì, ha dato delle restrizioni, ma al tempo stesso ha detto voi basta che fate l'80% di questi lavori. Allora il signor Riva cosa fa? Magari i lavori di adeguamento all'80% li fa, però non fa quelli più costosi, che sono quel 20% che mancano e che sarebbero quelli che effettivamente metterebbero in sicurezza la salute di tanti cittadini lì a Taranto. Questo è quello che purtroppo capita nel nostro paese. Non sempre la criminalità organizzata a fare con queste cose, ma siamo sempre lì, potentati economici e quant'altro. Confidiamo nelle mamme tarantine, visto che non abbiamo altre possibilità, allo stato dell'arte è questo, no? Confidiamo nelle mamme tarantine, che sono state le prime e le uniche a portare avanti questa battaglia senza farsi fermare da niente e da nessuno. Per cui dobbiamo confidare in loro, come ormai dobbiamo confidare nelle scorte che sono accanto come degli angeli custodi a tutti i giudici minacciati regolarmente, perché portano avanti, conducono delle indagini decisamente scomode. Queste sono le persone alle quali ci dobbiamo affidare. Altri riferimenti per il momento non ce ne sono. Abbiamo voi, abbiamo antimafia2000.com, abbiamo il lavoro di pochi che nel silenzio tutelano tutti quanti. Io mi affido alle mamme tarantine. Bene, Aaron. Bene. Siamo arrivati alle 23.04. Noi ti ringraziamo per essere grazie stato a voi questa sera, come sempre. Ti auguriamo buon lavoro a te e a tutti i ragazzi della redazione. E a presto. Arrivederci, Aaron. Arrivederci. Buona serata a tutti quanti. Ciao, Aaron. Grazie. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono visitare il sito di antimafia2000.com, dove troveranno tutti gli approfondimenti e le notizie anche di politica estera, i collegamenti con il sito di Alternativa e di Megachip. Rosario, credo che si sia arrivati al momento di chiudere. Una buonanotte. Perfetto. Va bene. Grazie Rosario per averci seguito anche questa sera. Ringraziamo tutti gli ascoltatori per essere stati con noi fino a quest'ora, e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18.30 su Radio Saiuz per Spazio Aperto, e alle 22 con Osservatorio Antimafia. Buonanotte a tutti. A mercoledì prossimo. A mercoledì prossimo.